Mister Fernandez, quanta soddisfazione c'è per questo successo importantissimo che rilancia la Luparense e la porta già prima in classifica assieme all'Asti? Allora, la soddisfazione è tanta, no? Peccato perché è la prima volta che sono allontanato da una panchina in Italia da 6-7 anni che sono qua. Mi dispiace perché credo che non l'avevo meritato, però alla fine io sempre rispetto, come sempre ho fatto, ho rispettato le decisioni arbitrali, no? Credo che questa vittoria può supporre una spinta perché alla fine tutti quanti sono involucrati in portare avanti il gruppo, in tentare giocare palla, credo che abbiamo fatto una buona seconda parte e la squadra non meritava neanche il pari. Ma avete visto che anche avevamo avuto la palla mancando 6-7 secondi per chiudere la gara e comunque non abbiamo avuto la cattiveria giusta di segnare, però sono fiero di questo gruppo, l'ho detto da sempre, no? Io oggi purtroppo ho dovuto guardare la fine della partita in tribuna, che non è il massimo, dai. E mi dispiace per tutto, no? Anche per la squadra, però purtroppo a volte capita così, no? Bisogna rispettare, per quello sempre l'ho detto io ai ragazzi, bisogna rispettare sempre quello che decide l'arbitro. Infatti io non sono stato allontanato per una protesta. Sembrava una Luparense alla vigilia in totale emergenza. Cosa può aver dato anche il rientro di Patrick Nora, che non abbiamo visto al 100%? Questa Luparense ce l'ha fatta lo stesso, anche senza tanti giocatori, e però ha ritrovato Nora. Allora, il ritrovo di Nora suppone tante cose, no? È un leader naturale, nato leader, e deve morire essendo un leader, no? Credo che la spinta che le dà al gruppo è molto buona, perché lui, in più lui è un leader positivo, no? Che peraltro avete visto che ancora non è al 100% e tentiamo sfruttarlo lo più possibile. No, io sono felice per lui perché ha sofferto tanto, è uno che è un campione che è infortunato, non è un bel ammalato, sai? Per la prossima si recupereranno alcuni giocatori? Guarda, non lo so, noi qua è la Luparense, qua bisogna aggiornarsi giorno a giorno, settimana a settimana. Ne parliamo il venerdì, è la partita contro Napoli e vediamo con chi ci troviamo, minimo con Pablo che oggi non c'era perché era squalificato.